Buonasera, buonasera alle telespettatrici e ai telespettatori di Super J. Buonasera Lorenzo. Buonasera Dorotea, buonasera a tutti e siamo insomma a questo speciale di lunedì d'eccellenza, tutto dedicato insomma al Città di Teramo 1913 e questa storica promozione nel campionato di Serie D. Siamo ospiti al Cavallino Rosso e ringraziamo ovviamente per l'ospitalità. E come avete sentito dall'applauso, siamo in leggera compagnia questa sera. E certo, insomma, ci sono proprio tutti, ovviamente ci sono i protagonisti di questa splendida cavalcata, il Teramo dei record, e poi ricorderemo anche i numeri di questa squadra, il Teramo che ha vinto il campionato di Serie D. Dunque un applauso a tutti i calciatori che sono stati veri protagonisti di questa splendida avventura. Alla mia destra, e tra breve li presenteremo, c'è di fatto la dirigenza, ci sono i direttori, c'è il segretario e sono felice di averlo proprio vicino a noi stasera, povero Daniele. Il factotum, esatto. Alla nostra sinistra ci sono i colleghi giornalisti che tra breve presenteremo, c'è la mascotte, dietro le quinte c'è la nostra direttrice, ci sono anche tante persone che a modo loro hanno contribuito a far sì che si arrivasse a questo splendido obiettivo. Dicevamo, prima di cominciare con le interviste e con la presentazione dei nostri ospiti, ricordiamo subito i numeri del Teramo dei record. È stato veramente un record in assoluto, cioè il campionato veramente dei record, 88 punti con 26 vittorie e 103 reti messe a segno. 106 gol. 28 vittorie. Loro non sbagliano, perché poi penso che se lo ricorderanno ne sono per diverse, tutta la vita. Esatto. Sì. Ne sono diverse perché poi ecco, le reti sono state tante, ma io aggiungo anche comunque la seconda miglior difesa, perché poi questo è un altro dato che andremo a vedere. Comunque un campionato letteralmente spettacolare. E tra l'altro cominciamo proprio anche con il presentare i nostri ospiti. Alla mia destra abbiamo innanzitutto il mister, io presento in ordine, il mister Marco Pomante, che è stato il direttore d'orchestra, quindi buonasera mister. Buonasera. Abbiamo poi il presidente Filippo Di Antonio, che sarà anche il primo insomma che farà l'intervento, il direttore sportivo Paolo D'Ercole, direttore generale Antonio Paluzzi, il club manager Ivan Speranza. Buonasera. E poi, l'ho detto il factotum, segretario, ma tutto fare, Daniele Di Domenico. Ciao Daniele. Un applauso a tutti. E un applauso a tutti, ovviamente. E io vorrei un applauso. Io vorrei un applauso. Intanto io lo sapevo. E chi poteva fare confusione? Beh certo, Francesco Di Francesco. Tu secondo me avrei più da fare. Sì, visto che mi hai consegnato il reparto giornalisti, sarà dura. Mi permettete, e me lo permetterà anche Giusi, di presentare per primo il collega meno giovane, che è Francesco Di Francesco, che io rivedo sempre, un grandissimo piacere. Bravi. Tutti bravi. Poi e partiamo ovviamente da Giusi Cingoli, Gaetano Lombardino, Roberto Almonti, Francesco Di Francesco l'abbiamo già salutato, Walter Cori e l'addetto stampa del Teramo Calcio, il collega Marco De Antonis, al quale fa un applauso. Perché questo Teramo è un Teramo che ha partecipato sia al campionato di eccellenza, lo ha vinto con numeri strepitosi, ma è una gestione, perché il Teramo Calcio è stata una gestione da squadra professionistica, e Marco De Antonis è stato un professionista in questo quadro di professionisti. Sì. Eh sì, no, te lo meriti, ma come d'altronde ovviamente a partire dal presidente fino all'ultima delle figure di questa società e di questa squadra. La parola va, mi posso permettere di portare intanto il microfono al presidente, sì. E dobbiamo cominciare dal presidente, che ha preso in mano questa squadra all'inizio del campionato, ha presentato come nel suo stile un progetto pluriennale. Filippo De Antonio noi lo conosciamo molto bene, è uno che quando parte insomma punta a vincere, però a vincere in questo modo non ce l'aspettavamo nessuno, presidente. Non me l'aspettavo neanche io, sinceramente. Ha sorpreso anche te. Però abbiamo lavorato veramente tanto per far sì che questo potesse succedere, e soprattutto c'è stata un'unità di intenti e una condivisione del progetto che credo, almeno per quello che mi riguarda, era difficile da poter ottenere, invece l'abbiamo ottenuto, e anche in modo naturale e semplice. Quindi dicevo l'altro giorno, il giorno della vittoria, per me
questo momento della vittoria è un momento di dire tanti grazie, grazie a tutti i soci che mi sono stati vicini, ricordo che è una compagine sociale con 6 soci, la Teramo SRL, e naturalmente tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, perché veramente c'è stato anche da questo punto di vista una buona risposta da parte di Teramo, e quindi li ringrazio tutti, e poi uno staff dirigenziale credo di competenze altissime e soprattutto disponibili, perché sapevamo tutti che dovevamo recuperare tantissimo terreno e tutti si sono messi veramente a lavorare, e quindi ringrazio veramente tutti, come hai detto prima tu, anche chi magari è meno noto perché lavora magari dietro le quinte, ma veramente tutti sono stati importanti. Poi lo staff tecnico, che è veramente come lo staff dirigenziale credo di altissimo livello, e tutti i calciatori che credo che hanno dimostrato sul campo, perché poi spetta a loro dimostrare sul campo tutto quello che di buono si è creato, e quindi veramente a loro va l'applauso anche più grande, perché poi concretizzare, fare le cose, noi le possiamo studiare in tutti i modi, ma poi sono loro gli artefici principali di questa splendida vittoria, insieme naturalmente ai nostri fantastici tifosi che ci hanno accompagnato dalla prima amichevole a Montorio fino a Cupello, sono stati sempre ma sempre vicini, purtroppo in 2 occasioni non lo hanno potuto fare, ma li abbiamo sentiti vicini, ci hanno dato quel qualcosa in più, e veramente è un'annata fantastica, l'avevamo studiata così, però poi insomma neanche noi ci aspettavamo che potesse andare veramente così. Un'annata proprio in crescendo. Tra l'altro, e poi dopo loro diamo anche la parola insomma al lato sinistro. Notavo... Anche perché loro dovranno fare le domande. Esatto, insomma. Coinvolgeremo anche i colleghi. No, mentre parlava il presidente, notavo il mister, insomma, Marco Pomante, che guardava i propri ragazzi, annuiva sulle parole del presidente, il lavoro di squadra. Io più che altro, mister, volevo chiederle, perché più volte ci siamo visti e sentiti in questa stagione, il fatto che questa squadra abbia tenuto per tutto il campionato, c'è una tenuta mentale, anche fisica, e in un campionato difficilissimo. Io insomma ti chiedo anche come hai visto questa tenuta, soprattutto ho tenuto anche a sottolineare in un recente articolo scritto per Senza Titolo l'empatia che questa squadra secondo me ha avuto più di tutte le altre. Aiutarsi a vicenda, mister. Ma quella è stata una componente importante dalla prima giornata di campionato. Questa è una squadra che, adesso lo vedete, è vero che abbiamo vinto, allora c'è tanto entusiasmo, ma l'entusiasmo dentro questa squadra si respirava dalla prima giornata di campionato, anzi dal primo allenamento, si è dimostrato veramente un gruppo unito e l'ha dimostrato in tutto il campionato. È vero che sono stati pochi momenti difficili, però in quei momenti noi abbiamo sempre risposto alla grande, sia dopo la sconfitta con l'Angolana, sia dopo la sconfitta con il Giulianova, abbiamo avuto sempre risposte veramente da grande squadra, ma soprattutto da uomini veri che... Abbiamo messo da parte tutte le critiche che ci sono state giustamente, però siamo andati avanti per il nostro percorso e adesso giustamente ci stiamo godendo questa vittoria, perché come avete detto pure voi abbiamo raggiunto tutti i record, abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere, abbiamo fatto il Teramo dalla prima giornata fino all'ultimo, è giusto che adesso veramente c'è questo entusiasmo, un entusiasmo veramente bellissimo. Si è creato un gruppo bello, si è creato secondo me in alcuni frangenti anche un gruppo di amici, in una squadra di calcio sinceramente un po' di esperienza ce l'ho, difficilmente vedi una cosa, anche quando si vince difficilmente vedi una cosa del genere, e in questa squadra si è creata veramente un'empatia veramente importante. È vero che qualcuno empatia non sa neanche cosa significa, però senza, io ho voluto alzare però senza, però l'empatia, diciamo che senza l'empatia non si arriva da nessuna parte, la componente determinante è stata veramente il gruppo. Certo. Allora io prima di andare avanti, c'è una nuova mascotte, c'è la mascotte che è comparsa praticamente nella giornata in cui il Teramo ha vinto matematicamente. Vieni. Allora, lei è la nuova mascotte, presidente, ci conferma che sarà la nuova mascotte del Teramo anche nei prossimi anni? Posso chiedere alla mascotte di girarsi, perché si chiama Benny, e dunque da adesso in poi il Teramo avrà questa mascotte. Spieghiamo anche che Benny, ricordiamo perché si chiama Benny, che il nostro amatissimo Benedetto Presante, avevamo promesso di dedicare a lui la...
la vittoria del campionato, lo vogliamo ricordare e crediamo che con questo sistema ce lo ricorderemo sempre e siamo convinti che veramente ci sarà anche lui lì dentro che ci darà, ci animerà e ci sosterrà sempre. Un applauso per Benedetto, che sarà sicuramente felice di questa vittoria. Io faremo parlare, ovviamente questa trasmissione durerà fino alle 10:30, dunque preparatevi, anche Dos Santos parlerà perché io lo vedo molto preoccupato, il capitano Pepe, sì, lo vedo preoccupato. Gli sguardi sono sì, un po' preoccupati. Guardano come per dire, no, sai tipo a scuola quando qualcuno si metteva all'ultimo banco, però poi noi facciamo come a scuola, io poi arriverò all'ultimo banco e faccio parlare quelli, ecco lui in fondo giù con gli occhiali, parlerà sicuramente perché si è messa la fede. Scherzi a parte, ovviamente ascolteremo anche i protagonisti di questa splendida avventura, prima di proseguire anche con i direttori, con Ivan Speranza, con il segretario che ci prova, non parla, parla. Lo facciamo e io parlare. Vorrei dare la parola ai colleghi giornalisti, insomma se avete visto che è stato il primo a parlare il Presidente, se avete qualcosa da chiedere al Presidente, cosa volete chiedergli, come avete visto questo campionato, Francesco? A chiedere nulla o quasi, anche perché ho perso l'abitudine a fare le domande, l'abitudine a parlare, a dire quello che penso, poi se qualcuno non è d'accordo allora si apre il contraddittorio, si discute, alla fine qui alzo la voce e ho ragione. E io i complimenti inutili che li faccio perché è davanti agli occhi di tutti quello che ha fatto il Teramo. C'erano state le due promozioni quando il Teramo era morto dal 2008 2009-2010, queste due promozioni sono state, credo, sotto alcuni aspetti più difficili ma soprattutto più esaltanti per i numeri, per come è stato vinto il campionato. Diceva bene il mister, per come questa squadra si è presentata dal primo momento e si è presentata come se ogni domenica fosse la prima volta. Io non conosco e non so nemmeno il nome del preparatore atletico, senza nulla togliere a Pomante e agli altri. Allora, ma credo il preparatore atletico. Non ero d'accordo con loro, però io credo che la condizione atletica di questa squadra, ma di tutti i giocatori, ossia, perché tante volte si dice quello entra, gioca una volta ogni tanto, non può rendere a livello degli altri. Io qualche partita l'ho persa, ma tutte le partite che ho visto, quando entravano le cosiddette seconde linee, comunque entravano gli altri giocatori, gli altri compagni, il rendimento era lo stesso. Ora credo che sul piano atletico vadano i meriti al preparatore atletico, però dopo evidentemente c'è la serietà e la bravura dei ragazzi e c'è la serietà e la bravura del mister, qui sono di parte perché è un amico, ci conosciamo da tanto tempo, io l'ho visto quando molti di voi erano ragazzini, l'ho visto giocare a alti livelli e vi posso garantire che era un bravissimo giocatore. Mi sembra che si possa dire che è anche un bravissimo allenatore, o no? Lo chiedo a Pepe che è uno dei più esperti. Questa sera devi essere sincero. Posso fare la valletta? Ah, come no? Perché devo consigliare? Sì, ancora la mia età posso permettermi di farla, posso fare la posso fare. Allora vado a portare il microfono per far rispondere alla tua domanda. Pepe. Allora, per essere un giovane allenatore, diciamo dai, abbastanza bravo, sì. Abbastanza bravo, deve migliorare parecchio, ha avuto la fortuna di trovare una squadra importante come la nostra, quindi anche per lui è un modo per crescere, sì. Ma quanti anni di differenza ci sono tra te capitano e l'allenatore? Allora, se vediamo, non a vederci credo una quindicina, vero? Però dopo... Quanti la possiamo dire, due. Mister? Due. No, allora due anni. Dunque, due anni di differenza tra il capitano, lui c'ha qualche capello bianco in più, ma vabbè. Infatti quello, Dorothy. Esatto, e dunque sono venuti prima ha detto la differenza tra chi allena e chi gioca, giustamente lo stress aumenta. È vero, quando ha cominciato aveva meno capelli bianchi, dunque lo stress dell'allenatore. Ho giocato gli ultimi tre anni di carriera. Primi tre anni di allenatore.
Ero biondo quando l'ho conosciuto. Allora andiamo ad ascoltare anche qualche altro collega, Roberto. Roberto Almonte. L'allenatore aiuta tutti. Chi aiuta l'allenatore? Adesso belli, bravi tutti quanti, però diciamo la verità, c'è stato qualche momento di scoramento. Chi ha aiutato l'allenatore? Quando è stato? Lo staff per me è stato importante, il mio collaboratore Vespa, il preparatore portieri Gianni Di Giacomo, lo stesso preparatore atletico Petrarca, poi Ivan come club manager, che quest'anno è stata una figura molto importante per il sottoscritto, il direttore, e anche gli stessi ragazzi, perché nei momenti di difficoltà l'allenatore non può fare nulla da solo. Se non sei aiutato da una squadra del genere, difficilmente superi momenti, diciamo, critici. La cosa bella è che quest'anno momenti critici, al di là del derby, al di là della sconfitta con l'Angolana, ce ne sono stati veramente pochi, ma come ho detto prima, il merito è soprattutto di questi ragazzi. Come no? C'è stata la grande. Io ad Antonio volevo chiedere un attimo, considerato che è bello vedere la mascotte, vedere Benny, ricordo, Ivan, tutti questi personaggi che hanno forse cambiato la rotta rispetto ad anni precedenti in cui si era sbagliato di impostare la situazione, ma questo grande pregio di quest'anno, oltre al fatto di aver vinto due campionati consecutivi, è forse quello di aver ritirato fuori l'identità teramana, l'appartenenza e legare soprattutto la tifoseria a tutta la squadra, a tutta la società. Forse hai preso proprio l'aspetto che se ne è parlato poco di questa cosa, nel senso che come società ci teniamo molto a questo aspetto e quindi credo che, e speriamo di poterlo dimostrare sempre di più, perché magari con categorie più importanti potrebbe venire meno questo tipo di aspetto, ma noi lo vogliamo conservare, lo portiamo nel DNA e vogliamo cercare di creare questa famosa empatia, perché poi è una squadra di calcio, la squadra della città, quindi bisogna creare veramente un gruppo coeso che quindi, compreso i tifosi, compreso tutto l'ambiente, gli operatori commerciali, tutti devono contribuire affinché questa squadra di calcio sia un qualcosa un pochettino di tutti quanti, e quindi noi ci stiamo lavorando, ma lo facciamo veramente con naturalezza, con tranquillità, non abbiamo un marketing per fare questo tipo di ragionamento, è proprio perché io da tifoso credevo in questi valori, quindi ho sempre apprezzato chi da presidente, chi comunque in quel momento era dirigente, stava attento a determinate situazioni, e quindi spero e cerco comunque con tutto il cuore di portare questo aspetto come primario rispetto a tutto il resto, perché credo che poi da lì sia un bel punto per poter partire e portare avanti tanti progetti. Lorenzo, noi abbiamo, e non l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, da casa avete la possibilità di scriverci, di dire quello che volete, di fare gli auguri, di esprimere il vostro pensiero al numero che conoscete e che vedete sul televisore, però già ci sono dei messaggi. Sì, già iniziano ad arrivare al 392-4349-528, il primo messaggio è di Mauro Nardi, abbastanza lungo ma lo andiamo a leggere. Lo posso salutare con affetto, perché per me... C'è stato un bel pranzo offerto da lui, quindi lo ringraziamo, penso a nome di tutta la squadra. È sempre vicino al Teramo. Sempre vicino al Teramo. Prego. Dice praticamente: cari amici calciatori del Teramo, amate la vita che vivete, curatela, accarezzatela, nutritela di fede e sognate l'avvenire. Vivete, cantate, vivete d'amore, vivete di pianto, perché la vita la stringete in un abbraccio nel vostro giorno caldo e la respirate e cantate con noi. Cantiamo in questa festa per onorare la Serie D, per un giorno solo vogliamo vivere di voi, della vostra sete di vittorie, delle vostre corse e della vostra stessa vita. Vogliamo vivere di voi nel tremito del sangue e con voi in un abbraccio infinito. Il sogno delle attese per il nuovo campionato torna a vibrare il terreno di gioco nella corsa ad un nuovo obiettivo, sempre più legato alla nostalgia. Sapete, si vive già d'eterno a pensare alla prossima stagione. Ricordate che il passato è storia, il futuro è un mistero, ma è l'oggi che più conta per voi. Ma ricordate che noi tifosi vi saremo sempre vicini. Ad maiora, cari ragazzi. Questo messaggio è un poeta. Di Mauro. Mauro è un poeta. Mauro è un poeta. Allora, Lorenzo, il microfono vedo che è passato al direttore. A Paolo D'Eccole. Prego, andiamo con il direttore. Sì, è il segno del destino. Sì. Il segno del destino. No, ha passato il presidente. Direttore passato. Allora, tra l'altro, sì. Qui il buon Giancarlo, insomma, che mi è stato spesso vicino, il DS Paolo D'Eccole, insieme al presidente Filippo De Antonio, mezz'ora prima della partita fa partire il classico giro del campo. Quindi noi sappiamo, io e Giancarlo, dice ok, manca mezz'ora,
perché due giri del campo, esatto, si fanno due giri del campo, mezz'ora prima, quindi Paolo, insomma, oltre a questi rituali scaramantici, ce ne sono tantissimi, comunque chiedo anche... non le posso dire tutti, perché non abbiamo la serata, tutto il tempo necessario per dirle tutte. Però, ecco, parto proprio alla classica domanda, insomma, come hai vissuto questa avventura in generale, un crescendo? Ma io penso che sia stata un'annata, direi magica, la parola esatta secondo me è magica, perché bisogna essere onesti. Siamo partiti ovviamente con l'obiettivo, come lo sarà sempre, perché come ho detto Teramo non è soltanto un lavoro o una passione, è una responsabilità. Per noi, noi lo sapevamo quando siamo venuti col mister l'anno scorso, avevamo accettato praticamente al buio qualsiasi fosse la categoria, l'abbiamo accettata, ma perché era Teramo e accettavamo questa responsabilità. Abbiamo avuto la fortuna di rimanere quest'anno, che il presidente e la società ci ha dato questa ulteriore possibilità, siamo felicissimi di aver dato questa gioia in primis a lui e a tutta la piazza, perché i tifosi sono stati fantastici. Io ricordo sempre un aneddoto, la prima partita dell'anno scorso a Montorio col Piano della Lente, io lì mi sono sentito veramente, veramente più teramano di non so chi, perché è stata un'emozione fantastica. Mi ricordo che mi sono uscite anche le lacrime, perché promozione, la prima partita, una squadra che neanche il mister nemmeno sapeva i nomi dei calciatori che aveva in campo, ma neanche io, perché l'abbiamo fatto in una settimana. Vedere 800 persone al campo di Montorio è stato, sotto la pioggia, è stato veramente emozionante. Da lì è iniziata la nostra corsa. Quest'anno è stata una nuova corsa, una nuova avventura, una società forte, una società che ha dato subito dei segnali chiari di quello che voleva fare, intanto iniziando a prendere il settore, la sede, che è una cosa fondamentale al centro e al cuore della città. Quindi anche per me andare a fare una trattativa, un conto è farla al bar e un conto andarla a fare nella tua casa e potermi veramente chiamare Teramo. Poi ci ha riportato allo stadio, che qualcuno l'ha criticata questa cosa, io penso che invece sia stata fatta una cosa fantastica, perché Teramo merita di tornare a casa sua, meritava di farlo. Anche dal punto di vista tecnico abbiamo dimostrato che in casa sinceramente hanno fatto fatica in tanti a giocare contro di noi. Questo il merito è dello staff, io ho detto dall'anno scorso e lo ribadisco adesso, ho sempre creduto in loro e sempre ci crederò, perché sono veramente sì giovani, ma veramente una famiglia, sono dei ragazzi fantastici, sanno lavorare, sanno stare con le persone, bisogna migliorarsi, ma tutti, io in primis, e grazie a loro sto crescendo, sto migliorando. E loro spero che io gli possa dare una mano nel mio piccolo. Direttore, tutti quanti state parlando dell'aspetto anche umano di questa squadra, che a mio avviso l'aspetto umano è... Ma ha fatto la differenza questo. Però è vero pure che avete messo su una squadra forte, perché l'aspetto umano da solo, sì, se non ci stanno determinate caratteristiche in alcuni giocatori... Sì, però la squadra forte io... L'aspetto umano è importantissimo. Però la squadra forte la si giudica sempre dopo il risultato, io invece l'ho giudicata insieme alla società. Quando parlo di io parlo di società, non parlo di Paolo D'Ercole, ma sempre una squadra forte. Poi sicuramente uno voleva fare qualcosina in più, qualche bisticcio col mister, normale che ci sia stato, ma fa parte della crescita. Sulle scelte, ma le trattative sono quelle, il bello delle trattative, poterle fare, poterle chiudere, a volte non vanno, ma fa parte anche quello di una crescita. Però io in questi ragazzi ci ho creduto al primo istante, gliel'ho detto, glielo dissi il primo giorno che eravamo a Montorio. Dal punto di vista umano, io gli dissi, io calciatori li posso sbagliare, umanamente non mi posso sbagliare. E siccome sono certo di non averle sbagliate, adesso dimostratemelo. E loro hanno fatto molto di più di quello che mi aspettavo e posso soltanto dirgli grazie. Ma grazie a tutti, ripeto, ho detto giornalisti, tifosi, società, siamo stati veramente fantastici. Poi quello che sarà sarà, adesso godiamoci il momento. Poi magari alla fine di questa trasmissione magari anche i colleghi vorranno chiedere il futuro al Presidente, però c'è un aspetto, io lo stavo dicendo al Presidente l'altro giorno dopo insomma la partita che avete vinto e che ha consacrato la promozione in Serie D, siccome a volte da spettatrice, a volte da giornalista, a volte no, seguo il Teramo da sempre. E loro saranno sicuramente d'accordo con me. Una delle caratteristiche del Teramo degli ultimi forse 10 anni è che a fine campionato o si vinceva o si perdeva, c'era questo punto interrogativo sul futuro.
questo forse è uno dei primi anni dopo 10 anni che non c'è un punto interrogativo sul futuro della società, perché Filippo Di Antoni ha garantito, ha fatto un progetto pluriennale per cui si va avanti sicuramente, no? Presidente. Sì, sì, l'auspicio è di andare avanti. No, io lo so, è un'ovvietà quella che ho detto, ma va ribadito, va sottolineato, perché ogni anno ci troviamo magari a festeggiare una vittoria. Vabbè, questa è una cosa piacevole, magari che non si metta in dubbio il fatto che siamo pronti per ripartire, anzi veramente come diceva prima Francesco Di Francesco, in questo momento si respira anche un'atmosfera molto, molto frizzante, diciamo, per terra, quindi siamo tutti quanti anche un pochettino ancora di più gasati per fare bene, e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per poter fare bene. Magari era ovvio, però se il Presidente l'ha detto è meglio, o no? Sì. Sì? No? Walter Cori vuole dire qualcosa? No, in dubbio assolutamente questo. A me piace parlare del domani, ma mi rendo conto che per parlare del domani mancano un paio di soggetti, no? Che sono il nostro sindaco e il re e la Soleia, no? Perché di fronte a questa situazione io credo che sia difficile muoversi per il presidente, cioè un conto è se chiama Dos Santos e gli dice: senti, vuoi restare con noi? Ripartiamo con il Bonolis che sarà oggetto di tutti gli allenamenti della settimana. Altro conto è in questo momento non sapere niente. Magari succederà che arriverà la buona notizia e ce lo auguriamo tutti, però in questo momento deve essere l'elemento di ripartenza e noi questa ripartenza non ce l'abbiamo. Quindi Di Antonio credo che in questo momento sia in stand by, ma è ovvio che ripartiremo a prescindere. Però un conto è ripartire dal Bonolis, un altro conto è ripartire da Morro d'Oro o altrove. Quindi noi auspichiamo intanto questa risoluzione, che vale tanto quanto la vittoria di un campionato. Anche qui c'è modo e modo di vincere. Secondo me voi avete scritto la storia in eccellenza, d'accordo, ma avete scritto la storia del campionato e del Teramo, perché io che seguo insomma il Teramo da molti anni, da moltissimi anni, questi numeri non li ricordo, non li ricordo nemmeno in campionati stravinti in altre categorie o in categorie anche più piccole. Voi avete scritto la storia, voi avete fatto un miracolo. Ricordo ancora l'estate scorsa quando eri indeciso se prendere o meno il governo del club e io ti invitavo a farlo sapendo, conoscendoti, insomma, non sapevo che vincevi, non sapevo se confermavi Pomante, che oggi da me qualcuno lo dà per partente al posto di Pergolizzi che lo dà per entrante, cioè voglio dire, il mercato, il calcio è anche questo, no? Però al di là di tutto questo è una strozzata. No, no, non è una parolaccia, si può dire, però voglio dire, il calcio è anche questo. Sì, ok. E mi ricordo quando Filippo Di Antonio era molto scettico, perché giustamente so io perché era scettico, lo sanno pochi, ma i pochi che sanno il perché sanno perché era scettico. Lo direbbe il presidente, non Walter Cori. E alla luce di questa considerazione, arrivare ad oggi e valutare quello che è stato fatto, chapeau, cioè una cosa allucinante, cioè al di fuori di ogni logica. Ma te parava? Quando parlo io? Però promesso. Ripartiamo da te. Esatto, lì si doveva concludere il concetto. Io perciò ti metto tutto quello che ci metti dopo. È un di più. Sei stato bravissimo. Fino a mo' sono stato bravissimo. Punto. Pubblicità. Ci rivediamo tra poco.
Rientriamo qui al lunedì d'eccellenza speciale, appunto, promozione delle città di Teramo 1913. Tra l'altro ci stanno arrivando appunto dei messaggi, però prima che di far rispondere insomma il presidente Filippo Di Antonio alla domanda di Walter Corri, volevamo chiedere a Cristian Cangemi come si scrive chapeau. Allora, su suggerimento di Marco De Antonis. Io vorrei fare una cosa. Siccome quando venite citati, vieni. No, non ti faccio scrivere chapeau. Però ti metti vicino a noi. Cristian, so che adesso ci odi, però allora, suggerimento da parte di Marco. No, quindi, al di là di quella approfittiamo. A parte gli scherzi, no, approfittiamo di questa battuta, tanto non ci sta la pennella, non lo puoi scrivere. Era più puoi, una scusa per farlo, per farlo qua, vedere, diciamo. Perché loro sono seduti. Lui è uno dei più discoli di questa squadra. Mi dico. Discoli. Ma guardate che lui allora, è uno dei più svegli. Più forbito. E mi dicono essere anche uno dei più amati dalle donne. No, questo no. Vabbè, no, amato dalle donne non significa che... Mica è un difetto. Bravo, mica è un difetto, è un punto d'onore, vero? Sì. Allora lui... Diciamo di piacere. È un punto di piacere. Francesco Di Francesco, sto discorso gli è piaciuto. È un bel ragazzo, giustamente. Allora, approfitto, poi il presidente risponde, io anche scherzando, perché questa di questa sera è proprio una trasmissione anche un po' più leggera. Ci permettiamo di ridere, di scherzare, la mettiamo proprio sul gogliardico, sulla leggerezza. Lui c'era anche l'anno scorso. Perché ridono quando ci sei tu? Fammi capire che c'è qualcosa. Non lo so. Ferraioli anche c'è Manu che dico. Prova a suggerire, giustamente. Cioè, sì, mi dice Zeta che non ci sa. Appunto, poi so come si scrive e come si dice. No, come si dice? Chapeau. A posto, chapeau a tutti quanti voi. Perfetto. Allora, prima di dare la parola al press, leggiamo due messaggi perché ci continuano ad arrivare sul nostro numero. Buonasera e complimenti in particolare a chi non molla mai, ovvero lo speaker Marco Franci. Marco! Un carissimo saluto. Un applauso per Marco. Vieni Marco, vieni anche tu, è giusto che ci sono delle figure storiche, cardine. Intorno al Teramo Calcio di tutti i tempi, e purtroppo ecco Marco di quasi tutti i tempi, significa che ha raggiunto una certa età. Io ogni volta che me lo ritrovo vicino lo ricordo, ma noi oramai facciamo come li vecchi, cioè ripetiamo sempre le stesse cose, esatto. Io ricordo sempre che abbiamo cominciato insieme, tutte le solite tiritere, ma vabbè. Comunque sono felice di sapere che la voce ufficiale del Teramo Calcio è ancora Marco Franci, perché ci siamo tutti affezionati. Beh, io ringrazio questa società che mi ha voluto ancora con loro. Certo, sono 28 anni, questo è il 28esimo campionato che ho fatto praticamente. È l'ottavo campionato che vinco, lo voglio dire, perché una certa fortuna. Sì, vinco, sì. E quindi ringrazio tutti, ringrazio la società, ringrazio questi splendidi giocatori che mi hanno dato tante emozioni quest'anno lì a bordo campo, e quindi speriamo che continuiamo su questa scia con l'entusiasmo che c'è il presidente e con la competenza di tutti, del direttore sportivo, del direttore generale e dello staff tecnico. Aspetta Marco, che c'è una domanda che ti vuole fare. Pannella forse me l'ha mandato. Prego, grazie. Fondamentale. L'ultimo e poi diamo la parola al press. Buonasera da Palermo, un grande augurio e complimenti a tutta la squadra del Teramo, compreso staff e tutti quanti che hanno lavorato dietro le quinte. Siete stati grandi e anche da lontano ci avete regalato grandi emozioni. Un saluto a tutti, ma soprattutto al nostro piccolo grande guerriero Cristian, da mamma, papà e dai nonni, sempre forza vera. Era un governo, perché c'è questo.
leggero, allegro e simpatico, e fa anche un sacco di scherzi. Allora, presidente. Ma io la domanda sinceramente non la ricordo, però prendo lo spunto per rispondere a un qualcosa che magari può essere interessante e magari sarà oggetto delle prossime domande. Quindi, siccome si era parlato scherzando di un avvicendamento sulla panchina o dei direttori, insomma, diciamo che, come ho detto anche domenica scorsa, la società naturalmente deve riprogrammare la nuova stagione, quindi ci incontreremo a brevissimo tutti i soci, valuteremo se ci sono anche delle richieste di persone che vogliono entrare in società, quindi l'allargamento eventualmente della società, e poi naturalmente la prima cosa che faremo è il budget, quindi con un programma bello, dettagliato, serio, ancora meglio di quello dello scorso anno, e parleremo con gli interlocutori. Naturalmente è una società che tiene molto alla meritocrazia, hanno lavorato bene tutti e quindi il nostro desiderio, la nostra intenzione è di riconfermare tutti, però è una cosa che naturalmente va valutato e c'è una controparte che dovrà anche essere d'accordo sia sul programma, sul progetto, sul rimborso, su tante situazioni che naturalmente, conoscendoci, credo che possano essere anche momenti abbastanza semplici, però naturalmente sono delle cose che si devono fare quando sarà il momento. Naturalmente dobbiamo approfittare del fatto di avere un po' di tempo in più a disposizione, quindi accelereremo un pochettino tutto l'iter, però come diceva Walter, e con questo magari rispondo a quella domanda, lo stadio diventa un momento importante anche nel budget, perché valutare delle situazioni eventualmente anche di probabili incassi con affitto, quando pagare, quando non pagare, naturalmente diventa una voce abbastanza importante. Io ho quasi un'interlocuzione giornaliera con il sindaco di Teramo, anche oggi ci siamo sentiti, mi rassicura ogni volta, naturalmente come tutti, fin quando non si vede proprio nero su bianco, è difficile da pensare che tutto sia vicino, però sinceramente mi devo fidare sicuramente del sindaco, che è una figura che comunque sicuramente ne conosce più di me, sa come si trova la situazione, quindi speriamo che questa situazione proprio venga chiarita più presto possibile. No, la domanda, lo sapete, sì, che un altro anno, per non perdere l'entusiasmo che c'è, un campionato medio alta classifica o no? Noi, tenendo presente, di là, ecco, la mia più che una provocazione, vuole essere, come posso dire, un augurio, una richiesta, una carezza, una richiesta. Diciamo che questa, capisco il budget, capisco tutto, però è una società ambiziosa. Però che pondera tutte le cose che fa. Noi amiamo, dallo scorso anno, da quando sono arrivato io, amiamo dire delle parole: siamo il Teramo, dobbiamo fare il Teramo. Quindi credo che abbiamo, come ha detto prima il direttore d'Ercole, abbiamo un senso alto di responsabilità verso la piazza, verso la storia del Teramo, e quindi sicuramente faremo delle cose in funzione di questa cosa qui. Poi cercheremo di fare sicuramente il nostro meglio, ho detto sempre il massimo possibile, faremo il massimo possibile, l'impossibile no, perché crediamo che l'impossibile poi porti a fare delle sciocchezze e poi negli anni successivi magari sì, quindi, però non è detto che il nostro passo sia corto, quindi possiamo avere anche un passo, magari se abbiamo il passo corto cercheremo di accelerare, andremo un po' più di corsa, ecco. Quindi qualcosa faremo. Pomande, l'ha detto lui, che vuole restare, tu lo hai già confermato insieme a D'Ercole, zitto tu, lascia perdere, Pomande ci penso io e a D'Ercole pure. La domanda per D'Ercole e Pomande ce l'ho io. Allora facciamo così. Sentitevi la domanda, dai. Facciamo così, sentiamo anche gli altri protagonisti, poi sentiamo anche gli altri tuoi colleghi che ancora non fanno le loro domande. E noi finiamo. La domanda la faccio non. Allora, questi colleghi giornalisti sono diventati pure capricciosi. Ti scappa. Allora vai. La domanda è precisa per il mister. Secca.
per il direttore sportivo, non generale, perché il discorso col direttore generale esatto, è una cosa diversa. Allora, ti chiama il presidente e ti dice: mister, noi non possiamo guardare all'immediato, ma possiamo guardare al futuro prossimo, quindi imposteremo una buona squadra per fare un campionato dignitoso, poi magari le cose possono andare anche meglio. Pomante oggi accetterebbe un programma di questo tipo o no? Non è detto, non è detto. E lo stesso discorso vale per il direttore sportivo. Cioè, tu vuoi continuare a vincere o a provare a vincere, o ti accontenteresti anche di un campionato tranquillo? Questa è la domanda. Ma io non ho la presunzione di chiedere a una società di farmi la squadra, parole povere, per vincere o di cercare a vincere. Io penso che in questi anni abbiamo dimostrato tutte le componenti, dai direttori, dai presidenti, dai giocatori, a me, allo staff, che i campionati si possono vincere anche con il lavoro, con il duro lavoro. E io è normale che quello che ho detto anche nei giorni scorsi, come ha detto il presidente, loro prima devono parlare loro come società. A me non mi va di dire sì, rimango al 100% a Teramo per poi vedere, parlare con la società e vedere che Marco Pomante non è, tra virgolette, non si sente importante in questo progetto, e poi dopo 3 settimane mancare di rispetto al presidente che ha creduto in me quest'estate, al direttore che ha creduto in me 2 anni fa, perché prendiamoci chiaro, io 2 anni fa stavo a casa, il 30 di agosto stavo a casa, e grazie al direttore che ho avuto la grossa possibilità di allenare la piazza. È vero che era la promozione, ma allenare sempre il Teramo. Io ho avuto una visibilità come i ragazzi importante, io lo dico sempre ai ragazzi, io ho avuto più visibilità a Teramo in promozione che quando ho vinto i playoff a Pineto, quindi vi fa capire che cosa vuol dire allenare il Teramo. È normale che però c'è sempre un però, cioè? Però è normale, non che io sono venir meno al rispetto che devo portare verso questa società. Sì, per quello io prima di dire la mia, prima di dire a voi, prima di dire a voi sì rimango, voglio dire prima al presidente. E prima di dirlo al presidente, giustamente il presidente deve fare dei passi. Prima di parlare con l'allenatore, come ha detto lui, deve parlare con i suoi soci, con eventuali soci che dovrebbero entrare, con i direttori, e poi parlerebbe con l'allenatore. È normale che la volontà mia è quella di rimanere a Teramo. Ho accettato il Teramo in promozione, figurati se non accetto il Teramo in Serie D con un campionato. Tempo, eh. Sì, non sì, ma ci mancherebbe, però. Non è che accettava Teramo pure in prima categoria. No, oggi, ma non è così, perché da 2 campionati il ruolo di allenatore, Walter, il ruolo allenatore non è come il giocatore, il ruolo allenatore viene, cioè nel senso, dopo 2-3 sconfitte, dopo 2 mesi che l'allenatore fa male, si dimentica tutto il bene che ha fatto in passato. Quindi l'allenatore deve ragionare. Un allenatore vincente, non è da escludere che possano esserci dei club che vogliano puntare su di te. Questo, ma io quello dire, non lo so, ci mancherebbe. Ok, era un po' da dire, non mi interessa, ci mancherebbe, magari succede una cosa del genere, però. Allora, insomma, il mister una risposta netta non la darà mai. Walter, tu lo puoi portare all'infinito. No. Ok. Allora, benissimo. 2 milioni poi non senza microfono non ti sente nessuno. Ma no, si sente, si sente lo stesso. Si sente. Lui rientra sempre incasinare. Pure dal microfono. Allora, io vi posso dire, che mi ero. Vi posso dire che me l'ero dimenticato quando era difficile tenervi a bada. Voi volate, sta zitto. Ma se questo dicerebbe. Scusa, ma se tu col passare degli anni peggio. Qui c'è diventato peggio del peggior politico dell'ultimo partito al mondo. Vai, bene, vai. E con questo abbiamo. L'errore secondo me è stato metterli vicini, ma io lo sapevo, quando li ho visti vicini li volevo spostare, ma poi non mi posso permettere. A breve permettere facciamo perché anche intervenire, sì, Gaetano e Giusi, che poverini, volevo siccome andare, però li conosco, no, lo sanno. Volevo andare però prima un attimo, sì, da Antonio, far parlare il DG Antonio Paoluzzi, così poi facciamo anche parlare Ivan, Daniele, Gaetano, Giusi. No, dai, l'intervento si fa. Antonio, no, ma appunto in generale, dai, come hai vissuto proprio quest'annata? Non era semplice, perché poi attenzione, tutte le altre squadre si sono rinforzate, cioè il Teramo ha ispirato
le altre squadre a dare il massimo, e qui insomma sta ancora di più la, come dire, questa grande soddisfazione, Antonio, di questa vittoria. Come era successo anche l'anno scorso nel campionato di promozione, che si era alzato molto il livello perché c'era il Teramo. Quest'anno è successa la stessa cosa in Eccellenza, è arrivato il Teramo e tutte si sono rinforzate, giustamente il Giulianova perché c'è grande rivalità e sono due anni che provava a vincere il campionato, e poi sono altre squadre come Renato Curangolana, la Folgore Delfino, la Torrese iniziale quando è appena iniziato il campionato, quindi tutte squadre che si erano rinforzate perché c'era il Teramo. Noi abbiamo lavorato bene dal 20 di luglio, io l'ho detto in diverse interviste, sia la squadra che il mister sono stati un martello, dal 20 di luglio ad oggi sono partiti primi in classifica, sono arrivati primi in classifica, hanno aumentato il distacco rispetto alla seconda in classifica, hanno fatto, sta sotto gli occhi di tutti, i record che sono stati infranti da questa squadra nella storia dell'eccellenza Abruzzo, quindi più soddisfatti di così, c'è da dire che tutte le componenti si sono incastrate bene, sia la squadra, sia lo staff, sia tutte le persone che lavorano dietro al Teramo. Prima Dorotea ne diceva qualcuna, ma noi qui abbiamo altre persone insomma, che hanno lavorato, c'è Roberto Stefanelli che dava una mano come ha detto stampa a Marco De Antonis domenica allo stadio, c'è Pannella che è il nostro addetto alla sicurezza, ci sono le ragazze che lavorano in biglietteria come Fabrizia, c'è Marco D'Alessandro che è oltre ad essere un dirigente delle giovanili, è anche l'addetto alla biglietteria, c'è Mauro Nepomuceno che è il team manager. Oh, ma gliela volete fare un applauso? Io c'ho più paura. No, poi ci sono anche i magazzinieri, c'è Franco Campana, c'è il Cosimo Di Tanno, insomma il fisioterapista Federico, insomma ci sono tutte le componenti che sono funzionate. Io ho più paura adesso, quest'anno ho avuto più paura di Marco D'Alessandro che del presidente, voi ci scherzate, io avevo paura di chiedere due accrediti a Marco D'Alessandro il sabato mattina, cioè mi faceva vestire il terrore. Poi ci sono i dottori che ci hanno accompagnato in questa avventura, il Carlo Duco, insomma ripeto, tutte le componenti si sono intrecciate in maniera giusta affinché questa squadra poi abbia raggiunto i risultati che ha raggiunto. Prima di andare anche da Una Speranza, poi torniamo dall'altra parte, Dorothy, con Gaetano e Giusi, leggiamo anche un messaggio perché leggo, c'è un grande tifoso del Teramo, Gabriele Gentili, che dalla Sardegna, Sassari, segue tutte le partite della sua squadra del cuore, il Teramo Calcio, desidera porgere congratulazioni e saluti al presidente e a tutta la squadra, in particolare al capitano e amico Alfonso Pepe. Grazie Mario Gentili che ci scrive da Sassari. Sardegna, prima della Sicilia, caspita, davvero, salutiamo con grande affetto tutte le persone che ci stanno seguendo, grazie alla... Continuano ad arrivare i messaggi, ovviamente li andiamo a leggere. Sì. Vado da Ivan Speranza, club manager, si direbbe Ivan, si è passato dall'altra parte della barricata, poi è stato salutato il capitano, dal capitano di adesso al capitano che sei stato tu. Come anche, insomma, com'è stato anche viverla dall'altra parte, Ivan? Sì, dai, all'inizio non semplice. Perché comunque passare dal giocare a non giocare è stato difficile. Magari mi può capire solo Alfonso Pepe che ha smesso un paio di anni fa. No, scherzo. No, a parte gli scherzi, però non era facile, soprattutto l'inizio non era facile, però mi sono stati grandi aiuto i direttori, il mister con lo staff, comunque passare da giocatore magari col mister a essere comunque un suo, tra virgolette, aiutante. Lo staff mi hanno aiutato in questo percorso che ho tanto da imparare, ho cercato di mettere tutto me stesso in campo per aiutare tutti, ho avuto ovviamente contatti con tutte le persone che ha nominato Antonio, diciamo questo è stato il mio lavoro, ripeto come ho detto in queste settimane, ringrazio il presidente che magari all'inizio poteva essere anche scettico, lo so, però spero di averlo fatto ricredere in questo. Stava facendo sì con la scelta. Cosa significa? Sì, mi hai fatto ricredere. No, ma lo so, lo so. Non lo conoscevo di persona, siamo conosciuti i primi 20 luglio proprio, forse. E poi, ripeto, mi hanno aiutato soprattutto il mister direttore, ho detto perché mi hanno voluto a tutti i costi, in ogni figura mi volevano. Il presidente ovviamente poi ci sta, non conoscendo, assolutamente, sì, assolutamente, da tanto. Io
che posso fare? Rodia, a me non me ne importa niente. In piedi. Ah, lo vuole fare. In piedi. Ecco qua. Allora, quest'uomo qui che molti ovviamente da casa non conoscono, e lo so, ma mo faccio una cosa personale, me ne frega niente. Per la televisione, tanto c'è qua il presidente Lutero, il presidente pure della televisione, domani mi licenzierà, è un punto di riferimento. Lavora proprio nell'ombra, ma è un punto di riferimento importante perché è il segretario del Teramo Calcio, ma è veramente un punto di riferimento, parlo da dipendente di Super J, anche per noi, per cui mi permetto di chiedervi un applauso per una figura fondamentale per il Teramo e per Super J. Io senza Daniele non so come farei. Addirittura. Sì, Daniele, la verità te lo dico sempre. No, è stata una stagione questa qui esaltante, diciamo è stato un miracolo. Se facciamo, ieri se ne parlavamo già in macchina, un rewind di tutta la stagione, siamo partiti da zero, senza la sede sociale, quindi è stato un lavoro duro, però grazie a loro, grazie al Presidente, grazie al Direttore, ai Direttori, grazie a Ivan, al mister Pomante che è una persona eccezionale, quello che voi vedete della squadra, i successi, è soprattutto merito suo e del suo staff, che sono persone eccezionali. E poi voglio ringraziare anche Ivan, che abbiamo coordinato un po' il tutto, abbiamo gestito la situazione, abbiamo gestito anche il direttore sportivo, l'ex direttore sportivo. No, è stata una bella stagione, è stato merito di tutti. Allora, se siamo riusciti a... Dillo, lo puoi dire. No, se siamo riusciti ad ottenere questo miracolo sportivo è perché a dicembre il Presidente giustamente ha avvicinato il direttore sportivo e io e Ivan abbiamo preso... scrivete, non è più Zerco il direttore sportivo, ma Daniele e Ivan. Scherzo, il direttore sportivo ha fatto un ottimo lavoro e abbiamo visto anche i risultati. Grazie davvero a Daniele. Ribadisco, intanto reggiamo il microfono. Io andrei da Gaetano Lombardino e poi. Vengo lì per le loro domande. Volevo chiedere al mister. Volevo ripartire dalla partita di ieri con la Virtus Cupello, perché entrare in campo e trovare i giocatori della Virtus Cupello schierati a rendervi omaggio in quel modo. Non so se è stato il momento in cui tu hai capito in quel frangente quello che avevi fatto durante tutta la stagione e se una delle immagini che ti porterai con te per tutta la carriera, se quel frammento te lo porterai con te. Sicuramente è stato un bellissimo gesto da parte della squadra del Cupello, l'abbiamo ringraziati, ma devo dire la sincera verità. Non dico in tutte le partite, ma la maggior parte delle partite, a fine partita, ci sono stati veramente i complimenti della squadra avversaria, perché veramente tranne... No, ma a parte Giulianova, diciamo che la maggior parte delle squadre che abbiamo incontrato a fine partita ci hanno fatto tutti quanti i complimenti, e non ti nego che a fine campionato, quando abbiamo vinto l'ultima partita col Cupello, ho ricevuto tanti messaggi da tanti allenatori che ho incontrato quest'anno per farmi dei complimenti a me, soprattutto alla squadra, e questo fa enorme piacere. Insomma, vedere una scena assolutamente genere, no, credo, insomma, abbia fatto piacere veramente a tutti. Prego. Allora, intanto, vabbè, da parte mia, certo, i complimenti vanno a tutti, squadra, società, staff tecnico. Intanto, in questi ultimi giorni, la cosa che mi ha fatto piacere l'ho sentito dal direttore sportivo, dal tecnico Pomante, dal direttore generale, un po' da tutti, dal presidente, i complimenti alla stampa, perché comunque vuol dire che anche noi abbiamo dato del nostro, insomma, abbiamo contribuito per questa promozione, standovi vicini. Io ne so qualcosa, tutte le settimane, interviste ai giocatori, il tecnico, freddo, pioggia, eccetera. Naturalmente una considerazione più che fare una domanda che mi ha colpito quest'anno è soprattutto il rispetto dei ruoli, cioè questo gruppo così coeso, a parte il fatto che il presidente è riuscito a ricreare compattezza di tutto l'ambiente, con la squadra, con la città, ma soprattutto il rispetto dei ruoli, cioè il direttore sportivo non va a invadere il campo dell'allenatore, il direttore generale non va a invadere il campo del mister. Bellissimo questo rispetto dei ruoli, la teramanità,
e questo è altro aspetto importante, quindi poi si può sempre migliorare nella comunicazione, si può sempre crescere, però insomma certo veramente una stagione in cui ci sono tanti meriti con tutti. Ora io una domandina piccola piccola, presidente, quindi il Teramo che ruolo andrà a recitare in Serie D? Per vincere, certo, tutti partiamo per vincere, tutte le squadre partono per vincere, il Teramo partirà per vincere, naturalmente. Non credo che tutte le squadre partino per vincere, perché altrimenti però nessuno vorrebbe perdere. Però diciamo che il Teramo farà parte sicuramente, una parte importante, reciterà una parte importante, però ecco, diciamo che siamo in un momento dove... È vero anche per una questione di rispetto, come diceva prima anche il mister giustamente, ci sono delle cose da fare comunque, quindi ci sono dei passaggi da fare e credo, non sono obbligati, però credo che come io lo scorso anno, se ben ricordate, ho prima scelto il direttore generale, prima ho creato la compagine sociale, poi abbiamo scelto la compagine sociale il direttore generale, poi abbiamo scelto insieme al direttore generale il direttore sportivo e poi l'allenatore, magari è arrivato tutto poi più velocemente, però quindi diciamo io come presidente so quello che vorrei fare, però ci sono dei passaggi che è giusto che lo si faccia anche per rispetto per chi contribuisce a fare questo percorso e quindi anche per avere dei punti di vista. Come dicevamo, le figure che saranno scelte devono capire e credo che quest'anno, io adesso ce l'ho qui vicino il mister, credo che in due occasioni abbiamo perso. Ha fatto delle interviste dove addirittura ha detto ancora peggio, cioè in realtà la partita, soprattutto quella con l'Angolana, non è che era stata così giocata male, era stata una brutta partita, vento. Il mister è andato lì al microfono e ha detto che praticamente ha meritato il Teramo di perdere. Io credo che quando un allenatore si sente così libero di dire determinate cose significa che ha la fiducia della società, perché un allenatore che sa di non avere la fiducia della società magari dice il primo tempo, il calcio d'angolo, se invece il mister ha tagliato corto, anzi si è messo in una posizione più scomoda possibile, prendendosi tutte le responsabilità, sapendo, e questo credo che sia stato anche uno dei segreti, no? Io quest'anno l'ho ringraziato più volte il mister, non mi dimenticherò mai, spero che non se lo dimentichi manco lui, il giorno che abbiamo fatto il primo derby, il primo ottobre, io l'ho ringraziato tantissimo, ho detto se oggi siamo qui con questa platea di pubblico è tutto merito tuo, quindi ecco, è della squadra naturalmente che ci ha portato lì con 5 vittorie consecutive, e sono tutti segnali che ci danno una carica superiore al di là del rimborso che può essere di più di 1.000 euro, di meno, ecco questo. E quindi bisogna fare delle scelte giuste perché poi il campionato sarà lungo, difficile, dove Teramo dovrà recitare sicuramente una parte da protagonista. Però sappiamo tutti che sarà un campionato difficile, quindi ci potranno essere momenti peggiori di quelli che abbiamo vissuto quest'anno, però la coesione, il gruppo e l'unità di intenti credo che saranno sempre fondamentali e noi lavoreremo sempre su questi percorsi. E sulla teramanità puntare su questo concetto, vero Antonio? Sì, ma era un'idea, un progetto che abbiamo sposato all'inizio con il presidente e col direttore sportivo, anche perché avevamo tanti giocatori di Teramo sia nell'anno precedente, venivano dalla promozione, altri che erano di prospettiva. Io ricordo la trattativa che facemmo io e il direttore con Cipolletti, che era indeciso all'inizio inizialmente perché vedeva forse qualche opportunità di giocare in qualche altra parte. Noi lo dicemmo chiaramente, invece il direttore dice se non vieni qua quest'anno cioè non verrai più, per un semplice motivo, non perché non verrai più, perché dice questa è la tua occasione. Questa era la tua occasione. Sì, un ricatto. Sì, anche perché si parlava. Bella come ha detto lui, però. Si parlava di ipotesi di Giulianova, cioè se vai là tu a Teramo non tornerai mai più perché tu sei cresciuto nel settore giovanile, sei teramano, quindi è stata anche questa un'idea, un input che ci ha dato il presidente, che avevamo anche noi come idea, soprattutto anche il direttore sportivo l'aveva come idea. Noi dobbiamo andare in pubblicità, ci prendiamo il nostro secondo break, ci rivediamo tra pochissimo. We'll be right back.
E rientriamo sempre qui a Lunedì d'Eccellenza, speciale appunto della promozione in Serie D. E ci lanciamo nella fase finale. Qui la buttiamo sulla goliardia, esatto. Allora intanto delirio, con Marco De Antonio ci sei capitato nel delirio, vieni. L'ha detto stampa del Teramo Calcio, l'abbiamo detto, professionale, noi ovviamente è stato il riferimento per tutti i giornalisti. Ti puoi alzare, Marco? Ti prometto, certo, vieni. Anche perché ci devi anche un po' aiutare, magari qualche giocatore non lo conosciamo, vogliamo dare la parola a loro adesso. Allora, buttare un attimino più sull'aspetto più simpatico, no? Anche perché l'ufficio stampa è difficile. Fare domande. Cioè, potrei chiedere magari al Presidente, perché la prima volta che ci sentimmo telefonicamente, mi ricordo a giugno, la prima cosa che mi disse era: mi farebbe piacere a fine campionato magari ricevere anche una pacca sulle spalle, no? Vorrei capire al Presidente se l'ha ricevuta e se sì da chi, insomma, dalle varie componenti che ci sono state. Però poi volevo chiedere, anche siccome a noi ci unisce, diciamo, le trasferte ci uniscono di quest'anno, torni perché sono le cose Daniele, più belle. Sono le cose più belle perché secondo me quest'anno si è creata questa alchimia con tutti, con le varie componenti, con un comune denominatore che era la familiarità, l'umanità, si è già detto, e poi l'entusiasmo, perché Ivan, che rappresenta, tra virgolette, mi perdonerà, il vecchio e il nuovo, no? Perché hai vissuto tutto Ivan in questi ultimi 10 anni. Volevo chiedere a Ivan se si ricorda l'entusiasmo che questo gruppo, questa società, le varie componenti che ruotano attorno, sono riuscite a ricostruire dalle ceneri praticamente. Perché io veramente, Doroteo, ho ricevuto messaggi di amici di 50 anni che sono tornati a vedere il Teramo, eccetera, ma che si sono commossi per le imprese che gli hanno regalato questi ragazzi, che hanno fatto sentire orgogliosi veramente un'intera città, una tifoseria. Penso che questa sia la cosa più bella da cui ripartire, sì, perché loro sono stati protagonisti. E poi, così magari rispondono direttamente loro, l'ultima cosa, volevo chiedere al segretario una cosa in particolare, perché in ogni trasferta lui prendeva sempre questo mezzo bicchiere di rosato, no? Volevo chiedere, ma questo rosato ti piaceva o lo facevi perché lo dovevi fare? Entrambe le cose, mi piaceva e poi è diventata scaramanzia. L'unica cosa che non era... Una volta non l'ha preso e non è andata bene. L'unica cosa che non era scaramantico è il ritardo del direttore sportivo, che quello proprio lo ha nel DNA. Ti vedo un po' più rossa rispetto a quando ti ho conosciuto. Allora, devi rispondere. Risposte brevi, no, perché noi abbiamo due o tre nomi da chiamare. Quello che dice Marco è vero. L'entusiasmo che si è creato in questi ultimi 2 anni non si vedeva da un po'. Teramo si era un po' spenta negli ultimi anni ed è vero, questo è merito, quello che stiamo dicendo, del presidente, di tutti, del mister, dei ragazzi che hanno fatto un'impresa incredibile, che hanno riuscito a far rivivere delle emozioni incredibili ai tifosi che non le vedevano da tanto, quindi è verissimo. Presidente, anche lei. Sì, la pacca sopra le spalle l'ho ricevuta da una comunità intera, perché veramente mi sento, sono arrivato un pochettino nell'ombra, tanti non mi conoscevano, tanti ancora non mi conoscono, però non è quello il problema, ma l'importante è che tutti credo abbiano capito che tengo molto al Teramo, sono molto appassionato, quindi cercherò di fare il meglio per il Teramo, e quindi questa pacca anche dai tifosi, insomma, l'ho ricevuta ed è stato un bel segnale di affetto. Più che una pacca, un abbraccio, abbiamo visto anche la serata della festa. E poi è risuccesso, sì. Allora, Massarotti, dov'è Massarotti? Nel frattempo che si microfona Massarotti, vogliamo, a parte prima dei messaggi, Teramo Calcio e anche eSports, e qui c'è uno dei rappresentanti dell'Epic Game che insieme al Teramo Calcio, insomma, ha organizzato Andrea anche delle iniziative. Andrea Saccomanni, vieni Andrea. Prego. No, volevo dire, chiamiamo Massarotti, vogliamo fare una bella figura stasera. Ma noi vogliamo chiamare i più rappresentativi, ovviamente, no? E hanno detto, allora, che ti dovevamo chiamare perché tu il presidente primo rigore della finale contro il Milan. Sì.
E il mister fortunatamente era fuori in quel momento. No, per fortuna non ha influito lui sulla scelta rigorissima. È stato il secondo allenatore Vespa che ha chiesto se volevo tirare il rigore, io ho detto sì, ma tiro solo il primo, perché ha detto no, il primo è De Gidio. No, se io se tiro tiro solo il primo, se no non lo tiro. E fortunatamente andava bene così, dai. Complimenti. Esatto. Allora, diciamo degli sports. Sì. Io oramai la più grande esperta di oramai sport, tutti gli eventi. Sì, oramai la voce ufficiale degli sports. Sì, siamo negli sports da già un paio d'anni col Teramo. Stiamo rappresentando i vari campionati, la squadra sta rappresentando i vari campionati su tutte le piattaforme di FIFA. Ci sono i vari campionati, quest'anno ci stiamo togliendo le soddisfazioni come l'hanno fatto loro sul campo, anche sulla PlayStation. Quindi, come tengo sempre aggiornato il direttore, stiamo facendo i sedicesimi di Coppa Italia di LND. Al centro commerciale quest'anno, dove c'eri anche tu nell'evento, abbiamo vinto l'1 vs 1 di LND, quindi ci stiamo togliendo anche lì delle soddisfazioni. E ringrazio sia il direttore, il presidente, il direttore generale, tutti quanti per questa possibilità che ci sta dando per rappresentarli. Grazie. Lorenzo legge un microfono e legge un messaggio. Continuano ad arrivare. Buonasera, credo non ci siano parole per ciò che è stato fatto, non dimentichiamoci le difficoltà di altri club blasonati per fare il doppio salto. Campitelli al di là di tutto ce lo fece fare e poi sappiamo gli eventi. Emozionantissimi, a presidente Filippo D'Antonio, andiamo in Serie A? Lo chiede Maurizio Di Giancamillo, prego. Allora, se gli vogliamo dare il micro... Lo dice spesso questa cosa. Vedi, quindi è un altro... Saluto Maurizio, gliel'ho detto l'altro giorno che è l'obiettivo di andare in Serie A. Benissimo, segnate e lo aspettiamo. In un momento di feste bisogna... Allora, il microfono se volete intervenire mentre si parla. Allora, Pepe, capitano. Me lo devi ridare il microfono? No, ce l'ha. Io, guardate, io finita questa trasmissione peserò 10 kg di meno per colpa vostra. Sì, mi state in giamba la coach. Capità. Abbiamo il capitano. Ecco, io litigo con i miei colleghi, eh. Io litigo invece con gli altri. Esatto. Capitano che deve tenere a bada tutti. Non solo questa sera. Magari solo questa sera. Non è stata facile. Battere con loro, sì. Anche perché ricordiamo anche che il capitano, anche da un infortunio, si è ripreso bene. In campo, esatto. Ha dato 30 secondi della autonomia in piedi. 30 secondi in piedi. Dice Speranza che c'ha 30 secondi di autonomia in piedi, Pepe, vero? No, mi sono ripreso alla grande. Sembrava che la stagione era finita, invece è andata bene così. Quindi... Tra l'altro uomo di poche parole, Pepe, è difficilissimo. Poche. Però è un uomo poche ma buone. Vieni qua, passiamo il microfono a Dos Santos. Ecco qua. Allora, Dos Santos ne ha fatte di più di 20. Lo so perché io sono preparata. 21 reti in campionato e 5 in coppa. Sì. No, è che anzi approfitto per dire che se volete sapere tutto di Dos Santos, venerdì alle 20 ci sarà una trasmissione interamente dedicata alla sua vita su Super J, per cui potrete ascoltare una festa. Una comunità, la festa. Avete preso tutti e due extracomunitari, io e Afonso. Lui Dos Santos ovviamente è brasiliano, c'è proprio lo spirito dei brasiliani. Eri un po', te l'ho chiesto anche prima, un punto insieme a Pepe. Lì più, non vi offendete, quei più vecchi siete. No, lui era quello più vecchio. Quello più vecchio in assoluto è lui, sì, pure lui. Tu sei il secondo, vero? Sì, sono io. Voi insomma avete dovuto tenere a bada anche questi stranieri. No, noi abbiamo dovuto tenere a bada lui.
fa più danni degli altri. Scipioni, Scipioni. Eccolo qua. Scipioni, no, io volevo dire. Vieni qua. Deggi, no, te lo voglio dire. Scipioni, vieni pure tu. Vieni pure tu. Perché è anche qui. Deggi, scusa. No, no, Stefano Scipioni non lo stavo, con tutto il rispetto, stavo pensando a lui. Perché anche qui faccio un uso privato della televisione. Dopo Daniele, lui mi è uscito perché io conosco la sua. È di Nerito. Io sono di Nerito, per cui è, ce l'ho nel cuore, perché l'ho visto nascere questo ragazzo qua, per cui vicino a me. Allora, non ho potuto prima presentare, facendo quella trasmissione, Dos Santos come il bomber di questa squadra, che è il bomber di questa squadra, non è un brasiliano, che normalmente i brasiliani sono tutti bomber, ma è un teramano. Sì, dai, è una bella cosa, insomma, da teramano. Sei il capocannoniere dell'eccellenza? Sì. Quanti gol hai fatto? 26. 26. Finito. No, vabbè, normale, è bello, è una bella cosa, e ringrazio la squadra perché comunque mi ha messo in condizione di farlo. Comunque l'obiettivo principale era vincere, e comunque sono contento così. Assolutamente sì. Scipio, purtroppo Stefano, tu sei infortunato. Se no facevamo vedere i sorci verdi, vero? Ci ho provato. Forgia. Ci ho provato, poi c'è stato questo ingiambo e proviamo l'anno prossimo, riproviamo. Si supererà facilmente. Questo ragazzo è giovanissimo, 19 anni. Giornalisti? Allora, sulla base di quello che ha detto Digilio, volevo chiedere ai giornalisti se storicamente si ricordano di un giocatore che ha fatto due poker nello stesso campionato. Io credo proprio di no. Francesco, tu che hai una memoria un po' più ingoglionendo, quelle memorie. memoria. No. Roberto, bravo, hai detto bene, non ricordo nemmeno per la memoria. Mi sembra di no, però tutto può succedere, ma e comunque oggi c'è stato, non c'è stato. Eugidio è stato. È un fenomeno. Beh, era stato chiamato a fare la differenza, diciamoci la verità, ha fatto la differenza. Io non ricordo. Sì, diciamo di sì. No. Diciamo di sì, i numeri sono stati importanti, però è normale, è tutta la squadra comunque, 106 gol realizzati, abbiamo scritto la storia, quindi. Solo in campionato, poi sono quelli della Coppa. Dispiace non aver raggiunto la finale, se no adesso stavamo ancora allenandoci. Ma meglio così. Ma meglio così. Ferraioli, io sto chiamando i teramani anche qui. Allora, Ferraioli, credo di non dire nulla di nuovo, è uno di quei giocatori con una personalità in mezzo al campo. Qualche volta ti abbiamo visto fare le scintille, insomma, diciamo che non ci tocchi per terra. Guardi, non me ne rendo conto, sono sincero. Lo diciamo noi perché, che ti vediamo. Perché mi esce tutto spontaneo, però una cosa ci tenevo a dirla perché, vabbè, non è che c'ho un curriculum lunghissimo da giocatore, però ecco, 2 anni fa tramite Ivan, tramite direttore, il mister Romolo De Baptistis che mi chiamò e mi hanno ridato una nuova vita a livello calcistica. Sono contento perché in questi anni non mi era mai capitato, successo soprattutto, di giocare a Teramo. Per me, sapete benissimo che il mister mi dice: se mi stai vivendo un sogno, io il sogno veramente lo sto vivendo, perché giocare a Teramo, al di là della promozione, eccellenza, quello che sia, per me è un sogno. Però ringrazio veramente i ragazzi, davvero lo staff, perché hanno onorato davvero Teramo, non solo la maglia del Teramo, ma Teramo, una città intera. Quindi per me, che sono teramano, è un orgoglio e li ringrazierò a vita, perché lo porterò davvero per sempre nel mio cuore. Allora, così facciamo alzare anche qualcun altro. Allora scegli chi vogliamo far alzare. Ce ne sono tanti, io vorrei sentire il terzo bomber. Touré. Nuan Touré. Touré era distratto. Vieni. Touré, se non vieni ti vengo a prendere io. Vieni. Sì. Allora, Touré, mi suggeriscono di chiederti una cosa. Chi ti fa, e te lo dice una che ha dei capelli particolari, chi ti fa i capelli? È una domanda che mi viene da alcuni suggeritori. Un ragazzo a Pescara che ho conosciuto tramite un altro amico. Anche il colore?
No, il colore in teoria devo farli marroni, però sono usciti rossi per puro... Però sono belli, tieni i rossi che sono anche un pochettino più caratteristici. Grazie mille. Beh, anche tu insomma hai dato una grossa mano a questo Teramo con i tuoi gol. Sì, per me è stato comunque un onore giocare per questa città. Ah, non si sente? Non ti preoccupare, sì. Sì. Loro, voi non lo sentite, ma la gente che ci segue da casa lo sta sentendo benissimo. Ma pure ha fatto 28 gol. 27, ha detto 27. 27. Uno e meno di De Giglio. Uno e meno di De Giglio. Tra campionato e Coppa. E Coppa, sì. Comunque. Sì. È stata una bella sfida. Peccato. È stata una bella sfida. Quello tutto interno. È una bella sfida, però. Eccolo. Beh, questo coro entrerà negli annali sicuramente. Sicuro. Lo sentirete per molto questo coro qua. Tra l'altro, a proposito di Nuan, ricordo, penso che era il weekend di Pasqua. Una foto sul mio telefono di un mio carissimo amico Teramano Doc a Torricella. Se non sbaglio, stava a Torricella. Gli arriva questa foto sul mio telefono, stava con Nuan. Vedi, lui annuisce. Bellissimo, cioè una scena stupenda. Però rientriamo nel discorso anche che faceva Manu sul fatto di sentire il territorio, Emanuele, quindi quello che dicevi tu prima lo si vedeva anche in queste cose, ovviamente con gli ardi che belle, che però dimostravano insomma che la squadra c'era. Ringrazio Massarotti e la sua famiglia che mi hanno invitato a Pasqua. Ah, ecco, vedi, a casa loro, andato da loro, sì. Penso. Cosa hai mangiato a Pasqua, te lo posso chiedere? Le mazzarelle. Ti piacciono? Sì. Le mazzarelle. Mazzarelle, poi il timballo, poi ci siamo mangiati. Le cotolette. Cosa avete, la cotoletta? Sì, quelle erano i fritti, cioè c'è la cotoletta agnello. Sì. Intanto io chiedo. Prego, Nuan, prego. Nuan, star qui. Fatta sì. Venire anche Simone Rei, mi dicono dalla regia. Faccio venire anche Simone. Mi dicono che dopo Cangemi e Massarotti ci sta il tridente, ma il tridente in che senso? Il tridente, punto. Come sciamo, punto. Sì. Un commento su questo campionato? No, è stata un'annata fantastica. E io sono arrivato un po' in ritardo in confronto a loro. E però, un po' più in ritardo rispetto a voi. È vero, mi ricorda ovviamente la patente. L'applauso, la patente. Però poi mi dicono che hai fatto 20 volte l'esame prima di arrivare alla patente. Sì, purtroppo andrà sempre male, però stavolta è andata bene. Adesso ce l'abbiamo? Sì. Tranquilli. Sì. Non parlava, la sera della presentazione in Piazza del Teramo di quest'anno, per cui fu un esordio scoppiettante il tuo. Quella è stata una bella serata, una bella presentazione, ma a parte quello sto dicendo che ero arrivato in ritardo in confronto a loro e mi hanno fatto sentire diciamo a casa dal primo momento, quindi vorrei ringraziare tutti i giocatori, staff. Sì, e intanto facciamo alzare il portiere negro. Dov'è? No, perché di solito sì. C'era un famoso pezzo mentre arriva. Oh, che ci ha difeso la nostra porta, la porta biancorossa. Sì. Allora, c'era un pezzo dei Blu Vertigo, cantava Morgan, che diceva da piccolo volevo fare il portiere, era l'unico che si differenziava. Sì. Perché ovviamente indossa una maglia diversa, ma a parte questo, lui secondo me è stato uno veramente una delle scommesse in assoluto più vinte, quindi personalmente ti faccio i complimenti, avendo commentato tante partite, hai fatto insomma tante parate, Diego, e anche per te è stato insomma un campionato che è fondamentale anche per il tuo percorso di crescita. Sì, sono contento che è andato tutto bene, ho messo il mio,
Ci ho provato da tutto, grazie anche all'aiuto del mister e di Andrea, che ci siamo sempre allenati bene, abbiamo dato tutto, sono contento di aver avuto questa soddisfazione, niente di che. Guarda, io ho visto l'unica partita che mi hanno consentito di vedere, perché siccome io non ero mai venuta, mi è dispiaciuto tantissimo per quel gol, però voglio dire, poi ne sono stati fatti 10 e amen. Diciamo che anzi è meglio che gli avete fatto sto regalo, perché non si mortifica se no una squadra così, no? Un gol gli va fatto fare, ma o lo fa il giocatore o lo fa il portiere, l'importante è non mortificarli. Quelle sono delle distrazioni, che capitano, quando vinci, sì, ma quello sì, perché stai vincendo tanti gol, abbassi quell'attimo, abbassi la concentrazione, può capitare. Però è importante non demoralizzarsi e continuare su quella strada. Bravo, davvero, un applauso veramente. Al portiere. Allora. No, io devo leggere i messaggi a treno, come si dice. E poi facciamo fare un'altra domanda. Siccome mi piace Futilli, la vicino e poi Furlan. E se per Cutigli e Furlan, perché Furlan è un altro termano Cipolletti, Cutigli e Furlan. Cipolletti, bravo. Sì, noi l'abbiamo fatta apposta, perché sì, mettiti al centro. Eccoli qua. Allora tu spiega che qualcuno che non chiamiamo non è per se ce ne dimentichiamo di qualcuno, gli vogliamo bene lo stesso, dimmi. Prima di salutarci comunque li facciamo venire tutti qua. Bravo, creiamo confusione, ma gli fa niente. Finisce la cosa. Perfetto, bravo. Se va bene a Francesco, Francesco. Allora Lorenzo, i messaggi, come dicevi tu, a treno, e poi facciamo parlare loro. Allora, messaggi rapidissimi, scrive il prof Claudio Mazzaufo, che dovrei conoscere forse. Buonasera a tutti e complimenti per la splendida cavalcata. Una citazione speciale per il preparatore atletico. Ottimo lavoro, collega, correvano più alla fine che all'inizio del campionato. Bravo. Poi altri messaggi, siete un gruppo da Serie D, farete bene anche il prossimo anno. Presidente, questa è un'ossatura da categoria superiore, nostra fare, che già abbiamo dei ragazzi forti pure per la Serie D. Si faccia avanti chi può per il nostro Teramo, in special modo l'amministrazione comunale deve dare un forte segnale a favore della società, della nostra città e a tutti i tifosi. Bruno Verticelli. Abbiamo poi altro messaggio, un amichevole Montorio-Teramo per festeggiare le due promozioni. Penso che a Montorio questa nuova società debba molto, dopo i problemi avuti lo scorso anno per giocare le gare di campionato. Marco da Montorio che ci scrive. Non è una cattiva idea. Buonasera a tutti i giocatori, al grande presidente, da super tifoso da Corropoli dagli anni 70 del liceo Dottor Pantoli, forza Teramo, che ci scrive appunto anche lui. Grande poi Bomber Dos Santos, magnifico ragazzo Michele Scatena, che ci scrive. Bene, grazie anche a tutte le persone che ci hanno scritto e che ci stanno seguendo. Qui abbiamo un figlio d'arte che veramente, insomma, si è fatto apprezzare. Diciamo che il tuo papà sarà contento di questa cosa che sto per dire. Hai superato il maestro. Sì, sei contento, la prima volta mi fai complimenti, ma devo ringraziare il direttore, il mister e lo staff per quest'annata, perché non essendo arrivato al meglio l'anno scorso ci hanno creduto e li devo tanto, veramente. Francesco, falla tu. Ti che hai fatto più gol tu in una stagione da difensore che tuo padre in tutta la sua carriera, che era un centrocampista, insomma, portatore d'acqua, No, forse non l'ha fatti, non lo so. L'ha fatti 5 gol? No, non penso. Da difensore è più bravo lui. E mi piace, adesso mi piace tu perché dalla tribuna, ti accorgi che tipo le ali di una volta, no? Adesso si chiamano esterne, quello basso, quello alto, quello è piccolo. Oh, ma qua è ancora più piccolo. Sì, bravo. No! No,
Ma è ancora... quello è pure vero, ma no, questo per mettere ancora di più in risalto le tue qualità. Hai disputato una stagione, a mio modesto avviso, ne capisco abbastanza di calcio, a differenza di questi che non ne capisco molto, anzi molto. Sei stato bravo, senza nulla togliere a tutti gli altri. Grazie, grazie. Io sono contento di quello che ho fatto e spero di continuare su questa strada. Ringrazio poi tutti i miei compagni che mi hanno aiutato, tutta la società, il mister, lo staff, e spero di continuare su questa strada. Bravo, bravo. Allora, su questo campionato. No, è stata indubbiamente una grande stagione. E sono felice di averla condivisa con loro, perché ho avuto modo di conoscere dei compagni d'oro e sono contento di questo. Bravi, bravi ragazzi, davvero complimenti. Arrivo, Francè. È finita? Non è finita. Poi c'è la partita. No, Francesco era partito subito. Allora facciamo così. Ho deciso. Posso prendere una decisione? Che la chiusura poi la facciamo fare a lui. Intanto la torta per coronare la fine di questo campionato e la conquista del presidente. È la conquista della serie di... No, io... All'importanza e alla bravura dimostrata dai direttori, ma lì ci deve stare il presidente e l'allenatore. No, tu a te ti consegnerò solo la parola per dire arrivederci. Così dal taglio si capirà... Se lo facciamo insieme il taglio si capirà... Dobbiamo trovare il coltello per questa cosa. Prego, prego. Vieni capitano. Eccoli qua. Allora, presidente, come salutiamo questa stagione con questa bella torta? Ci vediamo in Serie D. Sicuramente ci vediamo in Serie D. E speriamo di fare bene anche in Serie D, perché ci sono tutti gli ingredienti giusti per poter fare bene. Ci abbiamo un tifo importante, una città che ci segue, una società che finalmente possa dire strutturata, seria, che possa durare negli anni, un gruppo di ragazzi veramente fantastici che sicuramente hanno dato tutto e daranno tutto per la causa Teramo. Quindi abbiamo tutti gli ingredienti giusti e speriamo magari di toglierci qualche altra bella soddisfazione. Arriva intanto il coltello, perché questo taglio, presidente, lo dovete fare. Andiamo a tagliare la torta. Io intanto, non appena mi dicono che possiamo chiudere, li farei avvicinare anche i giocatori. Non fa niente che facciamo un po' di confusione, anche loro, i giornalisti, siamo quelli tutti, che voi tutti. I giocatori, ragazzi, accomodatevi qua, vicino al presidente. Facciamo andare tutti avanti. Spostiamo tutto. Per la gioia dei nostri cameraman ci spostiamo e tagliate. No, vai, vi dovete avvicinare voi e con questo bel gruppo e con il taglio della torta per il Teramo in Serie D ci possiamo salutare. Buonanotte a tutti. Aspettate. Ciao.